Lavori in corso per provare a ribaltare la maggioranza all'interno di Aula Sollano. UDC e Patto per il Territorio, le due liste collegate al riconfermato sindaco Marco Zambuto, stanno per predisporre il ricorso al TAR. In prima linea soprattutto i candidati al Consiglio Comunale, 4 dello Scudo Crociato e 5 del Movimento delle Due Macedonio Gallo, che sono rimasti fuori a causa dell'apparentamento fatto da Totò Pennica al momento del ballottaggio. Così il premio cosiddetto di governabilità previsto dalla nuova legge elettorale varata dall'ARS è saltato e l'assegnazione dei seggi è avvenuta sulla base del sistema proporzionale. A beneficiarne sono stati così i partiti della coalizione anti-Zambuto che assieme hanno abbondantemente superato la soglia del 50%. Ne consegue che MPA e PDL sono passati da 3 a 5 consiglieri, Grande Sud e FLI hanno occupato 2 scranni in più e Cantiere Popolare ha piazzato un consigliere in più. Una strategia che non è andata e non va giù al cartello che ha spinto alla vittoria il sindaco uscente che alla luce della composizione dettata dall'apparentamento si troverà in consiglio comunale in netta minoranza, solo 9 consiglieri su 30. E così da giorni la normativa regionale viene vista e rivista, passata sotto la lente d'ingrandimento e secondo fonti bene informate gli aspiranti consiglieri comunali di UDC e Patto per il Territorio sono sempre più convinti che ci siano gli estremi per poter fare valere le loro ragioni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, convinzione che troverebbe riscontro fra le pieghe della normativa nella parte che riguarda proprio il premio di governabilità. Per i dettagli occorrerà aspettare ancora qualche giorno, il ricorso sarebbe infatti sul punto di essere definito e intanto il 7 giugno il Consiglio Comunale, nella sua composizione ufficiale, si insedierà.